cambia il progetto della, tra virgolette, cittadella Juventus nei pressi dello stadio, la giunta comunale ha approvato una modifica a quello che era il progetto del 2010, non ci sarà più l'Arena Rock, cosiddetta, che era nei pressi dello stadio, al suo posto un cinema, un albergo e poi anche abitazioni. In questo senso per il comune sarebbe, secondo quello che si apprende, anche un vantaggio dal punto di vista economico perché incassa di oneri urbanistici di più, una cosa tipo 10 milioni, 10 milioni e mezzo, invece che 1 milione. Quindi dal punto di vista economico c'è un vantaggio anche per la collettività. Questi gli aggiornamenti e da questo possiamo anche partire. Voi questa variante l'avete scoperta o era nascosta come l'ha fatta la giunta di nascosto come ci viene detto? No, l'ha fatta effettivamente la giunta, non particolarmente di nascosto, però in una riunione di giunta in cui quindi il Consiglio Il Comunale consiglio non non è c'è, coinvolto. certo. Poi oggi diciamo, i giornalisti hanno scoperto con la pubblicazione appunto, del libro dell'ultima giunta che era stata presa questa decisione, però effettivamente la giunta non ha ritenuto di consultare in nessun modo il Consiglio Comunale, quindi noi effettivamente non ne sapevamo niente, l'abbiamo scoperto anche noi dai giornali stamattina e adesso proprio stamattina ci siamo fatti dare ovviamente la documentazione, quindi stiamo cercando di capire esattamente che cosa è stato deciso. In realtà poi pare che appunto, intanto questa operazione si inserisce in atti già decisi dalla giunta Chiamparino e poi forse ci dovrà essere comunque un altro passaggio futuro in Consiglio Comunale dopo questa decisione della giunta, però stiamo ancora cercando di capirlo. Certamente l'operazione è da una parte interessante perché uno dice la città, quella era lì, sostanzialmente non sa cosa Sì, viene farsene, ci ha riqualificata in fatto qualche esatto, modo. l'Arena Rock che è stato uno dei maggiori sprechi e anche scandali della gestione Chiamparino perché hanno speso 5 milioni di euro per realizzare un impianto per concerti dove non c'è mai stato neanche un concerto, quindi insomma è stato un vero spreco. C'è l'ex Palamazda, Torino Palace, eccetera, che ormai è una struttura vecchia che è anche abbastanza poco utilizzata da quando c'è il palazzetto olimpico e quindi effettivamente può valere la pena di avere un progetto che sostanzialmente tira giù tutto, tranne la cascina Continassa, che è nonostante sia totalmente degradata e tra l'altro occupata abusivamente da un campo nomadi, è una struttura di pregio. E lì E lì dovrebbe esserci la sede. la cascina per creare la sede della Juventus e poi l'intorno si tira giù tutto, si fa la scuola calcio e una serie di altri investimenti. Il problema però è che diciamo, dal punto di vista economico questa è sostanzialmente una concessione abbastanza a buon prezzo perché se è vero appunto che come hanno scritto i giornali il progetto prevede tutta una serie di nuovi palazzi quindi tra l'altro un'operazione commerciale edilizia piuttosto significativa un albergo un cinema multisala insomma tutta una serie di infrastrutture i 10 milioni che incassa la città sono oggettivamente abbastanza pochi per cui sicuramente la Juventus ne incasserà molti molti di più anche solo dall'operazione edilizia poi di rivendere magari a un costruttore immobiliare i diritti per costruire i palazzi quindi diciamo alla fine uno può vederla come il bicchiere mezzo pieno Certo. bicchiere mezzo vuoto, insomma. Certamente diciamo che si inserisce questa operazione in un filone in cui alla Juventus è stato dato modo di utilizzare il suolo pubblico a condizioni veramente molto molto vantaggiose, molto più di quello che viene concesso normalmente anche solo a un fioraio che vuole mettere il banco. Cioè, c'era qualcuno che aveva fatto il confronto e la tariffa applicata alla Juventus era tipo 5 volte minore o rispetto alla tariffa anche 20 volte minore di quello che si chiede a chiunque voglia utilizzare il suolo pubblico. Però voglio dire, alla fine, d'altra parte, appunto, si tratta comunque di un investimento su una zona di Torino. Certamente diciamo, poi questa operazione susciterà le polemiche dei tifosi del Toro, questo è abbastanza evidente, bisogna dire che da una parte è vero che il Comune facilita le operazioni della Juventus, diciamo, lavora molto bene con la Juventus e dall'altra però il Torino non ha una società che presenta progetti come questo, quindi alla fine c'è anche un problema poi di azienda dietro, Di per cui proposta, la Juventus è un'azienda che certo. si dà da fare in questa direzione, il Torino purtroppo assolutamente no. No, tra l'altro in questo senso era stato sottolineato più fermo restando il fatto che sicuramente si può discutere il fatto appunto che certi vantaggi siano concessi o meno. Dopodiché, appunto, molto spesso si dice che bisognerebbe facilitare in tutti i modi gli investimenti sul territorio. In questo senso, questo potrebbe essere un esempio. Dopodiché, ricordiamo appunto come sulla questione appunto eventuali favori alla Juventus sia stato sottolineato più volte che il Torino, società e quindi azienda, non ha mai chiesto tutto questo. Lo Certo. sottolineò anche il presidente del Credito Sportivo che dice: noi siamo qua apposta per dare soldi a chi ce li chiede Certo, per infatti. fare
impianti, proprio perché in questo modo si vuole anche cercare di favorire il miglioramento degli impianti, ma se nessuno viene a chiederci soldi o a presentarci un progetto, non possiamo essere noi che andiamo a dargli. Quindi, certo, infatti sì, sia per parlare dell'Olimpico, che più volte in realtà è stato offerto al Torino, e il Torino sostanzialmente, almeno nella gestione Cairo, al momento non la vuole, sia per parlare del Philadelphia, il Torino finora non ha sostanzialmente fatto granché, per cui chiaramente anche la città è un po' in difficoltà. Questo è un tema che lontano dall'approfondimento che facciamo in questo orario, però che certamente ci sta, perché soprattutto ultimamente, soprattutto visto come sta andando, diciamo, lo sport in generale italiano, il calcio in particolare, si parla spesso del fatto che diciamo, l'attività professionistica in molti paesi a noi vicini e affini, per varie ragioni, viene sfruttata e sviluppata molto meglio, proprio dal punto di vista economico e anche quindi delle prospettive di lavoro. Questo in Italia si fa molto poco. E questo è uno degli esempi, insomma, in questo senso. Spesso ci si dimentica che comunque anche queste attività hanno una ricaduta appunto sull'economia cittadina, per cui anche la vicenda del Philadelphia, al di là dei tifosi granata che ci tengono a questo monumento molto importante, e anche per chi ci abita intorno, il fatto di non trovarsi davanti, da 15 anni, un'area sostanzialmente in abbandono, nonostante gli sforzi appunto dei tifosi che vanno lì a tagliare l'erba perché il comune non lo fa, però c'è anche il diritto di chi abita in una zona di Torino a vedere magari recuperata un'area, costruito qualcosa che la rende utilizzabile e non la renda fonte di degrado. Sì, sicuramente sì.